In merito a questa vicenda politica delle primarie del Partito Democratico, a questa foto scattata insieme ad alcuni esponenti del partito a sostegno della mozione Renzi e sulla chiarezza che le si chiede in merito alla presenza o meno in maggioranza del Partito Democratico, vogliamo spiegare? Com'era la foto? Una bella foto? È venuto bene. Ah, mi fa piacere. Insieme a buoni compagni di percorso, e credo che se sono rose fioriranno e verifichiamo, ecco, l'apporto concreto poi magari di esponenti del centro-sinistra all'interno di questa maggioranza. Così il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, risponde alla domanda che gli abbiamo posto in merito alla sua partecipazione alla riunione promossa dal Partito Democratico a sostegno della mozione Renzi. La foto scattata alla riunione e condivisa su Facebook dal sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese ha animato il dibattito politico negli ultimi giorni, suscitando polemiche e duri botte e risposta. Ci sono spine? Oh, Vicino allo seno delle rose c'è sempre qualche spina, eh? ma io non dico che le spine fanno parte del percorso, perché niente è semplice. Poi particolarmente nella nostra città lei lo sa bene che qualsiasi cosa si fa deve avere sempre un qualcosa di Però da polemico. osservatori possiamo dire che questo matrimonio, che pure mi pare si vuole fare, alla fine non si corona mai. Lei ha parlato di questo feeling con il Partito Democratico oramai diversi mesi fa, però poi concretamente questi del PD sono seduti all'opposizione. Ma probabilmente, ecco, continuo a non essere chiaro, perché magari Non so, chiariamo, perciò le faccio lei un'altra mi fa domanda. questa domanda. Per il semplice fatto, gli amici di centrosinistra, ecco, con i quali si sta intraprendendo un percorso, al di là del PD o di qualche altra formazione politica, io credo che chiunque vuole dare il proprio apporto basato sulla trasparenza, sul rispetto delle regole alla città, viene ben accolto da parte mia. Intanto, critiche pungenti arrivano dall'esponente di Forza Italia, Francesco D'Antuono. Noi l'abbiamo detto alcuni mesi fa del ruolo primario del PD in questa maggioranza e delle false critiche da parte di Bottone nei confronti di Forza Italia, che in effetti erano solo una strategia di uscita per entrare alla corte di De Luca, e l'ha dimostrato con queste primarie vergognose, vedere dietro allo stesso tavolo Bottone, il referente del PD locale, e con il presidente della provincia Canfora. È stato vergognoso tutto quello che sta facendo, lo stesso PD paganese, comunque una parte del PD paganese, perché bisogna dire che c'è lo stesso consigliere Grillo che è critico nei confronti della sua parte politica per questa alleanza. Il resto invece non hanno giustificazione, compreso il presidente del consiglio comunale e l'altra consigliera eletta, che nell'ultimo consiglio comunale hanno fatto da stampella.